vorrei che non ci incartassimo su la difesa, diciamo, l'ufficio delle singole posizioni, dei singoli ruoli, che sono qua, passi avanti non se ne fanno manco uno. Per cui richiamo tutti quanti nel senso di responsabilità per vedere se escono da questo tavolo, diciamo, da questa riunione, delle proposte che possono in qualche maniera salvare la baracca. Ora, la soluzione, la definizione di questa problematica poggia su due pilastri. Il primo pilastro è l'accordo, diciamo, fra i lavoratori e l'azienda, e il secondo pilastro è l'aumento della contribuzione da parte del territorio. Mi pare che altre soluzioni non ci siano. Allora, per chiudere la prima parte, credo che si debba, diciamo così, recuperare un po' di serenità e un po' di sicurezza, di fiducia fra le due parti, perché mi pare che al di là della giustezza, della contezza dei conti, quello che i lavoratori, vorrei dire, sottolineano e che non mi mette in condizione di estrema fiducia rispetto all'azienda sono alcune scelte gestionali che sono state fatte e che hanno portato, diciamo, i conti dell'azienda nella situazione in cui si trovano. Non è un problema di taglio di costi o di verifiche della contenza dei bilanci, è un problema di scelte gestionali che hanno visto da parte, diciamo, dei lavoratori esprimere forti perplessità, perché l'azienda si trova adesso a scontare costi che sono figli di scelte che nessuno ha condiviso. Allora, la prima cosa, credo, per recuperare questa fiducia reciproca deve essere un segnale di totale discontinuità rispetto a chi si è posto a capo della gestione della società, e non basta. E siccome parliamo per il futuro, un coinvolgimento da parte dei lavoratori all'interno della gestione. Lo scopriamo purtroppo nei momenti come questo, cioè nei momenti in cui siamo con l'acqua alla gola, ma lo dico e lo ripeto, le aziende, l'istruttore pubblica, le aziende in generale, sono dei lavoratori, cioè poi alla fine il problema è che tutto quello che è stato fatto di male o di bene, poi ricade sulle famiglie dei lavoratori. E quindi i lavoratori vanno coinvolti, nei momenti di crisi soprattutto, nella fase gestionale. Quindi bisogna che si prenda degli impegni in questa sede rispetto al rinnovo degli organi, che vengano, diciamo, come dire, coinvolti i lavoratori. Perché sarà soltanto attraverso questo tipo di coinvolgimento che si potranno anche, come dire, avallare ipotesi che prevedano un sacrificio da parte del lavoratore. Io credo che sia fondamentale che questa sera si diano dei segnali in tal senso, perché altrimenti ci sarà da parte dell'attuale gestione, del Consiglio di amministrazione, la difesa di quello che è stato fatto, da parte dei lavoratori a difesa del proprio salario, credo che non si fa un passo avanti quando vuol dire. Credo che invece, se si vuole fare un passo avanti, si debba andare in quella direzione. Sul versante invece dell'aumento della platea contributiva, io ritengo che sia, come dire, quasi obbligatorio andare in questa direzione, con però alcune precisazioni. Prima questione è che noi dobbiamo trattare il trasporto pubblico locale come un servizio pubblico, che come tutti i servizi pubblici svolti all'interno, diciamo, di un ambito territoriale, deve avere il coinvolgimento dei sindaci, il coinvolgimento del territorio, che fino adesso non è stato coinvolto. Lo si fa per gli ambiti sull'acqua pubblica, lo si fa per gli ambiti sui rifiuti, lo si deve fare anche sul trasporto. Deve essere una conferenza convocata a brevissimo tempo, la conferenza dei sindaci sulla problematica del trasporto pubblico, dove si va a rendere edotti i sindaci di quello che sta succedendo, perché è
difficile andare a chiedere risorse agli amministratori e ai comuni senza che sappiano di che cosa si tratta, perché la risposta sarà sicuramente no, non ce la facciamo, non abbiamo le risorse e non possiamo. E invece all'interno di un'autorità d'ambito che non è prevista dalla legge, ma che si costituisce in capo alla provincia, che ha questa funzione di area vasta, così usiamo tutti i termini che sono tanto di moda adesso, si potrà riuscire a coinvolgere il territorio. In quale territorio? Mi rilascio però a questo punto, anche per precisare alcune cose che veniva sostenute da Marino. Cioè, bisogna che siamo ben consci del fatto che se non vogliamo che tutta la popolazione vada a vivere sulla costa, ci sia una frana unica dietro all'Aurelia e sulla costa ci prendiamo a coltellate, dobbiamo pensare che in qualche maniera deve essere oggetto di qualche manovra perequativa, perché ci sono comuni che hanno dell'entroterra che distano a 20-30 km, hanno una corsa a due, evidente che non possono stare sul mercato e contare far fruttare l'azienda in termini di biglietti quello che invece è l'introito della corsa sulla linea, è normale, e quindi si chiamano i comuni, si sono chiamati fino adesso i comuni della costa a contribuire in maniera un po' più forte rispetto ad altri per un discorso perequativo, per un discorso che, come dire, di alta sensibilità anche sociale, dal punto di vista pubblico fa con facilità capisce, no? Perché ci sono disponibilità e disponibilità. Adesso siamo nell'emergenza ed è giusto che tutti contribuiscano secondo un criterio che è uguale per una soglia che è di base e che è differenziata, perché è innegabile che sulla linea c'è molto più traffico, c'è molto più servizio rispetto a quello che non avviene nelle corse dell'entroterra. Poi ci sono paesi dell'entroterra che hanno visto magari anche 8 corse, ma questo è un altro discorso, perché forse il presidente è giusto in questo momento qui andare in polemica, perché poi qualcuno ha riflessione su come sono stati gestiti questi enti da parte dei pubblici partecipati da Dorante. Comunque lasciamo perdere, io dico i punti cardini sono questi, e se i punti cardini sono questi e se la provincia si fa dirigente di questa operazione, la regione vi dà una mano, perché non se ne esce, la regione vi dà una mano, perché altrimenti rischiamo che i lavoratori fanno tutto dalla loro parte. E però non basta, come non basta disdettare, ed è questo che bisogna che sappiate, disdettare l'integrativo provinciale dal primo di giugno in poi, perché comunque non basta questo a coprire, diciamo, le perdite che questa società, pur contrattandosi con l'affidatario con il titolare del servizio, il costo a chilometro, è riuscito a produrre nella gestione del 2013 e del 2014, certo che poi c'è anche. Allora, i miracoli non ce ne possono essere. Ci sono due pilastri da tirare su. Uno è questo accordo, che deve basarsi su condizioni di fiducia, su un rapporto fiduciario, che deve essere, secondo me, garantito da quella posizione dei lavoratori all'interno del governo della società. L'altro è coinvolgere il territorio, la conferenza dei sindaci e fargli capire la gravità del problema e verificare tecnicamente come è possibile, diciamo, sul 2013 recuperare risorse, visto che siamo già nel, o forse farlo sul 2014, visto che probabilmente le perdite si possono ancora portare, disavanzo si può ancora portare a perdite, questo non lo so, ci sono teori commercialisti di questa sera. Ed è importante intervenire sul bilancio del 2014. Altre possibilità non ce ne sono, ognuno faccia la sua parte, ma con responsabilità, perché noi non possiamo accettare che 40 lavoratori siano messi in mobilità, non lo possiamo accettare in questo momento, perché in questo momento noi dobbiamo traghettare questa azienda per tutti alla realizzazione compiuta della riforma
compromesso con